Carissimi miei amici, unboxing natalizio, sì, oggi è 25, musica natalizia, non vedevo l'ora di questo momento, però ragazzi scusatemi perché in questo unboxing non ci sarà la seconda inquadratura, perché? Perché qui tengo la mia Nikon principale, la mia fotocamera principale a cui ho preso un accessorio che mi servirà per i prossimi video. Quindi ragazzi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, innanzitutto sì, volevo far capitare questo unboxing proprio la giornata di Natale, ovvero il 25, quindi musichetta, unboxing, gli auguri a fine video, non c'è cosa più bella di questa. Allora, comincio ad aprire il mio pacco, intanto eccolo qui il pacco Amazon, perfetto, e andiamo ad aprire subito quello che c'è dentro. Allora, in pratica ragazzi, io ho preso un alimentatore, devo girare un po' la luce dall'altra parte che altrimenti non riesce a mettere a fuoco là. Eccola qua, vedete, allora questo qui è un alimentatore con connettore proprietario per la mia Nikon, quindi praticamente io posso tenerla in carica durante le riprese video. Quindi ragazzi, adesso lo vado ad aprire, ve lo faccio vedere. Intanto, beh ragazzi, siamo arrivati nuovamente a Natale, ok? Che quest'anno è andato un po' così, ma dai, ci stiamo riprendendo anche da questa cosa del Covid, quindi non pensiamoci più di tanto, cerchiamo di far iniziare l'anno come si deve. Quindi ragazzi, veramente quindi allora ecco qua, ecco la batteria e voilà, vediamo un attimino, sì, allora praticamente ecco qui il tutto, quindi la batteria della Nikon, ok, poi abbiamo il cavetto con connettore proprietario, eccolo qua, ve lo faccio vedere meglio, e poi abbiamo la seconda parte del cavetto, ovvero un USB, ve lo faccio nuovamente rivedere meglio, vedete, un USB con connettore proprietario. Praticamente come funziona, scusatemi che non ho la seconda inquadratura, ma ci tenevo a fare questa cosa. Praticamente ecco qua, quindi le due parti si vanno ad unire in questo modo, poi di conseguenza che succede? La batteria va messa all'interno della fotocamera, che adesso farò qui assieme a voi. Quindi praticamente cosa vado a fare? Tolgo la batteria, vado ad inserire questa qui e voilà, vado a richiudere, però prima di chiuderla ecco qua, ci sta il cavo che mi va ad ostruire il passaggio, quindi non riesco a chiudere il coperchio. Quindi cosa succede? Mi sono accorto che ci sta questo incavo qui praticamente, dove permette di far passare il cavo in questo modo e voilà, posso tranquillamente chiudere la fotocamera. E devo dire che questo è un accessorio molto molto utile, che mi consente di tenerla in carica anche quando la utilizzo. Ma adesso andiamo a fare il test, vediamo un po', apriamo la fotocamera, ok, adesso non va perché è scarica, ma andiamo subito a metterla in carica al power bank con cui sto alimentando il faretto e voilà, ed eccola qui, vedete ragazzi, praticamente posso tenerla in carica, non so se si riesce a vedere, ed eccola qui, quindi vediamo un po', eccola qui, display acceso, purtroppo non posso farvi vedere dalla seconda inquadratura e vediamo un po' se riesco in questo modo. Non so se riuscite a vedere il simbolo della batteria qua in alto, è andata già in carica. Io adesso se vado a togliere il cavetto dalla carica, la fotocamera va in spegnimento, e lo vado a rimettere ed eccola lì che si accende praticamente, vedete? Ed eccola lì.
e posso tenerla in carica tranquillamente senza avere il pensiero oddio si sta scaricando la batteria, devo cambiare la batteria. No, e questo accessorio qui io lo utilizzerò solo ed esclusivamente quando sto registrando un video. Le altre tre batterie, come queste qua della Neuer, che sono uscite in dotazione con la fotocamera, ovvero che mi hanno dato in dotazione con la fotocamera, che poi tra l'altro la Nikon è una vecchia di mia sorella. Quindi due le tengo nell'apposito astuccio e una quarta che mi servirà solo per alimentare la fotocamera durante i video. Allora ragazzi, questo unboxing io lo finisco qui e chiunque di voi abbia la mia stessa fotocamera, ovvero una Nikon D5200, e mi pare che sia compatibile anche con altre fotocamere, può tranquillamente andare al link qua in basso in descrizione per leggere un po' qualche caratteristica e magari perché no acquistarlo direttamente. Quindi ve lo faccio rivedere. L'accessorio, ovvero il cavetto, è composto da due parti: la parte della batteria con il suo cavetto jack proprietario, ok, e poi la seconda parte dove ci sta il connettore proprietario maschio con il connettore USB di tipo A. Quindi praticamente ragazzi, io questo accessorio l'ho pagato attorno ai 30 euro, non so, non mi ricordo bene, sì, comunque il prezzo oscilla tra i 30 e i 35 euro. Però per chi ha la mia stessa Nikon o magari altre Nikon differenti, mi pare anche la D5003, la D5000, non mi ricordo bene, è compatibile lo stesso. Però vi consiglio di andare a guardare se è supportata la vostra fotocamera dal link qua in basso in descrizione, direttamente da Amazon. Allora, beh, siamo arrivati alla fine di questo video, ragazzi, mi sono trattenuto un pochino e quindi che dirvi, grazie per questo splendido Natale, quindi unboxing proprio il giorno di Natale, anche se l'ho registrato qualche giorno prima, l'ho fatto cadere proprio il giorno di Natale. Che dirvi ragazzi, siamo arrivati anche a quest'altro Natale, io voglio ringraziarvi, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'anno e non posso che esserne che contento. Quindi ragazzi, buon Natale e noi magari ci vediamo qui sul tubo a fine di questo anno, ovvero il 31, non lo so, forse riuscirò a farvi anche gli auguri di fine anno, questo non lo so, devo lavorare al video e forse sì, dai, forse andrò a girare il video, questo non lo so, ci devo pensare, magari ve li farò sui social, ma forse, boh, non lo so, dipende dagli impegni che ho, perché nell'ultimo periodo, anzi in questo mese, sono saltati due video, un po' per via del lavoro e un po' per altre svariate cosette, quindi un po' regali, un po' i lavori, un po' il lavoro e tante altre cosette. Quindi ragazzi, beh, io ho parlato tanto, voglio ringraziarvi di nuovo per quest'altro anno insieme e ragazzi, fate tanti auguri anche alle vostre famiglie. E noi ci vediamo qui, non dico domenica prossima perché non mi ricordo il 31 quanto cade. Aspettate però che forse lo possiamo sapere. Alexa, che giorno è il 31? Il 31 dicembre 2021 è un venerdì. Anche lui capita di venerdì, ovvero no, Natale adesso capita di sabato, il 31 è di venerdì, quindi probabilmente arriverà anche il video del 31, questo non lo so, dai, poi sicuramente ci vediamo qui sul tubo e grazie ancora. Quindi ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, quindi scatenatevi, fatemi gli auguri, quindi sono molto contento se mi scrivete anche nei commenti, sarò sempre lì pronto a rispondervi sia per gli auguri sia per questo unboxing, un po' per tutto insomma, dai, ma soprattutto per gli auguri di questa giornata di Natale. Già lo sapete, se non l'avete ancora fatto ragazzi, lasciate anche i vostri pollicioni in su, aiutano molto il canale, soprattutto arriviamo con bei risultati anche per questo fine anno. Iscrivetevi al canale perché ci tengo tantissimo,
attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questo video perché aiutate molto il canale. E noi ci vediamo qui nel prossimo video. Ripeto, non lo so, magari vi faccio gli auguri sui miei social, magari arriverà un video, non lo so ragazzi, ci sto già lavorando da questo video in poi. Ho parlato già troppo, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.